Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale, spero che state avendo una giornata fantastica come la mia oggi. In questo video vi cercherò di illustrarvi le modalità per migliorarsi a poker, come studiare quindi il gioco, usando le risorse gratuite che il web ci mette a disposizione. Quindi via la sigla e ci vediamo tra poco. Ciao! Allora, come vi dicevo, il Texas Hold'em, il poker online che si gioca generalmente in Italia, è un gioco bellissimo, fantastico. È un gioco in cui, se tu sai le regole di base, ti siedi a un torneo, arrivi al tavolo finale e fai un mazzo così a giocatori che sono stati tanto tempo a cercare di imparare e vinci. E questo è il bello del poker. L'unica cosa è che se poi dopo te ti ci risiedi un'altra volta è probabile che non vinci. E se continui a giocare a livelli magari anche altini i soldi che avevi vinto, probabilmente quelli che si sono applicati tanto al gioco riescono a riprenderli. Perché? Perché è un gioco che appare semplicissimo, però in realtà è molto complesso. E comunque questa è la sua forza, è per questo che è apprezzato da moltissime persone. Allora, come si fa a cercare di entrare in quella, diciamo, elite di giocatori che magari fanno profitto ai tavoli? Bisogna studiarlo. E come lo dico sempre, anche nelle dirette su Twitch, su Twitch, una persona che vuole trasformarlo in hobby profittevole o magari anche un domani in una sorta di lavoro, bisogna che si applichi. Questo succede in tutti i campi della vita, insomma. Voglio dire, anche un direttore di hotel, un manager, un imprenditore, qualsiasi persona che apre una sua attività sa che dovrà spendere tantissimo tempo e dedicare tantissime ore a far andare bene l'attività. E questa è la stessa cosa è col poker. Quindi se voi vorrete migliorare, dovrete considerare una mola di gioco abbastanza elevata, quindi diverse ore passate ai tavoli a giocare, oltre che diverse ore passate fuori dai tavoli a studiare il proprio gioco. Com'è che potete studiare il gioco se non avete voglia di spendere tanti soldi, comprare dei corsi? In questo senso ci viene in aiuto il web, perché al giorno d'oggi sul web, tanti mi chiedono, per esempio nelle dirette streaming, quali sono i libri che posso leggere per migliorare. E io dico, ok ragazzi, i libri se volete leggete, tanto leggere un libro non fa mai male, però ormai sono un pochino superati, tra l'altro anche gli autori, capendo il fatto che il web è così farcito di informazioni, non scrivono più libri aggiornati. Quindi i libri comunque. Ci sono alcuni libri, io ho letti tutti i libri del poker, o quasi tutti, però attualmente non consiglio di studiare quei libri. Come si studia quindi? Allora, per gradi, usiamo intanto YouTube. Andiamo su YouTube e troviamo dei canali in cui ci sono i replayer dei tavoli finali giocati sul punto com, ma anche sul punto it. Alcuni di questi canali ve li ho messi qui, per esempio questo Cali Poker, vedete che ci sono tutti i replayer, tavoli Scoop 2019, aggiornatissimi, Winter Series 2018, ci dovrebbe essere anche qualcosa del punto Francia, Spagna, anche il punto di Poker Stars Italy. Quindi il replay del Sunday Million, Sunday Special, Sunday, addirittura il Sunday Challenge. Già qui, guardando questi replayer, vi fate un'idea di come le persone, i bravi giocatori che arrivano a un tavolo finale, quindi magari sono anche occasionali, ma più spesso saranno bravi giocatori, e come giocano. Anche un altro canale come Banzai Poker, per esempio, è un canale che io vi consiglio di seguire. Ci sono gli ultimissimi tornei giocati anche sul punto com.
Un altro canale è Railbird Poker TV, tanto li trovate poi sotto nel link linkati. E qui ci trovate tutti i tornei giocati addirittura 16 maggio 2019, quindi proprio recentissimi. E qui ci trovate giocatori cioè, spaziali, cioè giocatori, non lo so, Lina 900, Paz. Benzi B, chiunque, Romeo Pro, European, C. Darwin, mostri del poker, e vedendo come giocano loro, già la mente ti inizia a cercare ti avanza praticamente. E questo quindi è una grande risorsa per migliorarsi. Andando avanti, sempre utilizzando, ecco, un altro canale importante per lo studio è il Discord. Discord è un programma, è una sorta di chat che si usa sia da telefono che da desktop, e nel quale ci sono dei gruppi di studio. Per esempio, ogni scuola di poker ha il suo gruppo di studio. Qui, per esempio, vedete il Discord di Raise Your Edge, che comunque è la scuola dove io ho studiato. E loggandosi entri in una sezione aperta a tutti in cui ci sono comunque bravissimi giocatori che fanno analisi di mani, e l'analisi di mani è un'altra delle modalità con cui si può migliorare il gioco. Per esempio, se poi voi andate sempre su Discord, anch'io ho un canale Discord che è questo qui, trovate il link anche di questo sotto, nel quale i giocatori, senza spendere soldi, mettono le loro mani. Possiamo parlare un po' di tutto, di strategia, di mani, di qualsiasi cosa riguardante il poker o anche non del poker. In ogni caso, loro mettono le mani. Per esempio, non so, qualche giorno fa un ragazzo, Mr. Game 2090, ha messo la sua mano, in cui lui mi dice che da cutoff apre. Due blind con 17 blind, big blind lo chiama, eccetera, eccetera. Insomma, alla fine, dopo io gli ho dato il mio parere sulla mano, è così che si migliora. Quindi il canale Discord è una cosa importante da tenere a mente. Poi ci sono le scuole di poker, queste sono molto importanti e fondamentalmente danno molti contenuti gratuiti. Sono in inglese, purtroppo. Però, per esempio, prendiamo ad esempio Upswing Poker, la scuola di Doug Polk. Andate nella sezione Poker Strategy e trovate articoli di strategia, ma sono belli questi articoli, ma sono veramente belli e profondi, veramente scritti in inglese. Non so, strategie di difesa del big blind, giocare contro i deep stack, come vincere sui flop bassi quando siete fuori posizione, quando vi fanno double barrel. E così via, ci sono tantissimi articoli interessantissimi. Se leggete in inglese, ve lo consiglio assolutamente. Andando avanti sulle scuole di poker, alcune scuole di poker che a me sono piaciute, anche questa Tournament Poker Edge, per esempio, anche questa nella sezione video, ci sono moltissimi video gratuiti, molto interessanti, ovviamente sono in inglese. Un'altra scuola di poker molto bella, con video professionali e veramente profondi, è runitwance.com. Non so se qui ci sono video gratuiti, ma insomma le anteprime si possono vedere. Questa è a pagamento, costa credo, non so se 30 euro la versione base e 90 la versione elite, che comunque li vale. L'altra scuola è Upswing Poker, di cui ne abbiamo già parlato. Ovviamente sia Upswing che Raise Your Edge vendono corsi di poker a un costo abbastanza elevato. Questo eventualmente è uno step successivo. Le scuole di poker hanno il loro canale YouTube. Se per esempio voi andate sul canale YouTube di Raise Your Edge, trovate una quantità di video enorme con un valore, secondo me, inestimabile. È veramente valore enorme per chi vuole migliorare nel poker. Possiamo veramente chiamare così larghi, i limpers perdono money, analisi addirittura con i software tipo i CMiser, All Time Resources Calculator, spiegati, mostrati, Leak River Call, un'enormità di valore. Ovviamente si parla di canali in inglese, quindi dovete perlomeno comprendere un attimino di inglese. Anche il Tournament Poker Edge, che è un'altra scuola, ha il suo canale YouTube. Un'altra cosa che potete seguire sono i blog. Per esempio, sul canale di Raise Your Edge, nella sezione comunità e poi forum,
Ci sono i blog. Ecco, il blog è un altro modo per migliorarsi a poker. Nel senso, io sono un giocatore di poker, non mi chiudo in me stesso, anzi no, mi apro, perché generalmente in Italia abbiamo questa, non lo so, un po' di, forse per il fatto che il poker non è ancora visto come un gioco di abilità, è visto come sempre un azzardo. Te sei un giocatore di azzardo, quindi uno ha un pochino paura a mostrarsi, no? E invece in altre parti del mondo uno è sereno, faccio questo e cioè, dico, se non ti va bene non mi guardare, pensa a un'altra cosa. Insomma, in ogni caso, il blog è un'altra possibile modalità col quale migliorare e confrontarsi con altra gente. Nel senso, io scrivo su un blog quello che mi sta succedendo, gli altri commenteranno, da lì mi viene uno spunto e così via. Analizziamo una mano, parliamo. E su questo blog di Resio Re ci sono, a parte esserci il blog del creatore di Resio Re, che è BenchyB789, ci sono anche alcuni ragazzi italiani che tengono il blog qua. Quindi questa è un'altra modalità interessante da tenere a mente. Poi si passa ai canali YouTube degli streamer, dei Twitch streamer, e anche lì trovate un valore inestimabile, vederli loro come giocano, vedere qui praticamente. Senza guardare lo stream intero ci trovate gli highlights, che quindi fate anche un pochino prima a vedere magari le mani, poi dopo ve le valutate voi. Per esempio Blue Hero mi sembra un buon canale, vabbè, il canale del boss dello streaming, Lex Veldwis. Poi abbiamo Ir Egyptian, che è un altro giocatore di Middle High Stakes, che non è male. Altro canale che mi piace, Jeff Gross, fa più show, comunque anche lui non gioca. Tonka è un canale fortissimo, grandissimo, lui è un ottimo giocatore, fa anche un bello show nei suoi, e comunque anche da lì si può imparare un po' di cose. Dopodiché si passa ai canali Twitch, veri e propri. I canali che vi consiglio io, ovviamente, guardando uno stream su Twitch, cavolo, impari tanto, cioè vedi come ragiona un professionista, vedi come si muove al tavolo, vedi il suo thinking process. Non è detto che tu lo capisca, perché dietro al thinking process di un professionista ci sta tanto studio e tanta applicazione. Quindi non è detto che se tu vedi fare la giocata a Easy with Aces la rifai al Big 2, dove non capiscono assolutamente niente. Quindi lì c'è da progredire anche lì con la mente. Quindi i canali suggeriti sono Easy with Aces, i miei, ovviamente è un parere soggettivo, sempre quello di Tonka. Si chiama Tonka App, Raise Your Edge, che ospita spesso alcuni ospiti. Questo è Dottor Stewie, che è un ragazzettino giovane ma molto in gamba. E vabbè, il canale di Lex Veldwis. E quindi qui avete un'altra mole di studio enorme. Voi vi mettete lì, guardate e poi dopo fate i rapporti con quello che fate voi. Ancora. Spesso io quando studio le cose che studio me le segno, me le scrivo, e invece di disperderle su file, sul computer che dopo non le ritrovate, io uso un. Ho usato prima, usavo un blog, si chiamava Bloggers di Google, credo. E un po' di tempo ho iniziato a usare questo OneNote, che è gratuito, e qui mi scrivo tutti i miei studi, le cose che faccio. Questo per esempio è un video che sto preparando per voi, appunto, in cui volevo parlare di una parte fondamentale del gioco, che sono i range di apertura e negli MTT, ovviamente, e tutti i vari range di apertura ai vari livelli di blind, per esempio da early position 100 big blind, middle position 100 big blind, high jack 40 big blind, early position, middle position e così via, colorati, con le mani con cui chiamare le 3-bet, con cui foldare le 3-bet, mani marginali, chiamare le 3-bet e quant'altro. Quindi, poi, inoltre, qui mi ci metto tutti i miei studi che faccio, me li segno, perché ogni cosa che studi, se tu te la scrivi, per esempio, perlomeno per me, se io me la scrivo, mi rimane di più. Non so, qui mi faccio tutte le valutazioni con più solver, aggregate reports, per esempio, insomma, questo qui analizzavo 20 big blind, small blind limp e big blind flat, strategie rischi better flop, e cercavo di valutare quali sono le strategie migliori, non lo so, per esempio una con tutti board Broadway Eevee, quindi Ace High King High Queen High Jack High,
Per OP sono tagliate un grandissimo vantaggio di equity, nel senso che quando te flatti hai generalmente più di queste carte rispetto al big blind che molte di queste carte deve tribettare. Di conseguenza possono essere bettate la maggior parte delle volte con saldi del 33. Tutto questo è uno studio che io ho fatto, ce ne sono tanti, e me li segno qui e ogni tanto magari me li vado a rivedere oppure vado a vedere anche se sono sbagliati, perché non è detto che, non è che sia la scienza precisa, poi dopo dal confronto con le altre persone ti elevi, quindi migliori e progredisci. Sempre studi fatti su questo OneDrive che vi consiglio anche a voi. Altro metodo di studio importante, questo però c'è anche un modo gratuito di farlo, è studiare. Allora, sapete che nel poker MTT, secondo me, la fase molto importante del gioco è il gioco short stack, quindi quando hai meno di 40 blind, perché generalmente con meno di 40 blind sei in fondo al torneo. E lì sono decisioni importanti, nel senso se sbagli una decisione all'inizio, vabbè, tanto sei distante anni luce dai premi e pace, ma se sbagli una decisione quando sei a 3 dalla bolla o sei nono al tavolo finale, magari combatti per andare in prima posizione e vincere il podio dove sono i soldi veri, lì è un casino. E quindi queste cose con che si studiano? Si studiano con programmi come ICMiser o All Damn Resources Calculator, che hanno una versione di prova o gratuita 30 giorni, o comunque ICMiser mi sembra che ha tre ricerche gratuite al giorno, che servono per vedere, non so, sei da bottone, hai 15 blind, qual è il range di carte con cui te mandi all-in? Lo conosci o lo fai a braccio? Se lo fai a braccio probabilmente sbagli, se invece lo conosci è tutta un'altra cosa. Anche queste cose te le studi, te le metti sul tuo blog, sul tuo OneNote, dove ti pare. E te le tieni lì, ogni tanto te le riguardi, magari ci accedi il giorno dopo, studio, ma ho pushato questa, ma andava bene, vai a vedere sulla tua chart. Questo è il metodo di studio. E lo puoi fare con ICMiser e All Damn Resources Calculator. Si studiano anche con queste le situazioni di ICM. Anche lì, se vai su YouTube, ci sono sicuramente tonnellate di tutorial, probabilmente fatti anche da qualche italiano. In ogni caso ne farò anch'io qualcuno, così almeno vi do uno spunto in più, che servono per progredire nel poker. Dopodiché, altra cosa che secondo me è fondamentale per ottenere risultati dal poker sono i tracker. Ti servono perché tieni le tue mani in memoria e te le vai a rivedere il giorno dopo. Non è che te giochi e poi ti scordi quello che hai fatto. No, se fai così, se hai fatto un errore ieri, lo rifai anche domani. Se invece pensi di aver fatto un errore ieri, vai, te lo riguardi e vedi se effettivamente hai fatto l'errore. I tracker, come Hold'em Manager, ti tengono traccia delle tue giocate. Vai a vedere, non lo so, fai dei confronti, magari sei sul Discord col tuo amico o con l'altro bravo giocatore, dice, ma te quanto perdi dallo small blind? Io perdo 12, ah, io perdo 25, allora forse magari c'è qualcosa da vedere sullo small. Quanto perdi al big blind? Io perdo a meno 42, te io perdo a meno 27, ma perché? Ma perché io ci ho creso di più di qui? E lì progredisci col gioco. Del Discord ve ne ho già parlato, quindi di spunti penso che ve ne ho dati, e sul mio canale di poker ci sono un po' di video di tavoli giocati e un pochino di video di strategia da cui magari nel mio piccolo potete anche attingere qualcosa. Il mio canale Twitch, se volete seguirlo, penso che già lo conoscete. E niente, insomma, penso che ho detto tutto quello che dovevo dire, ICMiser, Discord. Qui di spunti per studiare ce ne avete, cioè ci potete passare la vita praticamente. E quindi niente, io vi ho detto tutto. Dopo sta a voi, vi dovete dare da fare e fare queste cose. Gli step successivi sono ovviamente quando uno è avanzato a un buon livello, o si affianca di un buon coach che magari gli spiega anche a te, dice, ma se lo stai usando in questo modo, ma qui devi fare così perché se no il risultato è sbagliato, magari uno fa anche errore, oppure uno ci può anche arrivare da solo, ovviamente ci mette un po' più tempo. Una risorsa importante quando uno abbia fatto tutto questo studio, diciamo in modo gratuito, è affiancarsi o comprare un corso da una di queste scuole. Personalmente vi suggerisco ovviamente Raise Your Edge, che sono veramente, c'è tanto, tanto valore dentro. E non è mai che tu compri un corso
lo guardi una volta, guardi le 18 ore di corso, tutte di fila tipo film, e te sei diventato forte e vai a giocare il NOS tutte le sere perché sei forte. No, te ti guardi il corso una volta, poi lo riguardi la seconda volta, prendi appunti, poi dopo prendi il tuo database, vai a vedere, ma te quelle cose come le fai? Ma te da UTG aprivi tutte le coppiette, ma ci fai profitto aprendo le coppiette da UTG e così via, capito? Perché dopo l'applicazione continua fa sì che tu migliori nel gioco. Quindi la conclusione è che noi possiamo trovare un sacco di materiale online, ma dopo sta a noi applicarlo e diciamo interiorizzarlo. Ok ragazzi, spero che il video vi sia stato utile. Se vi è piaciuto mettete un like. Se volete continuare a vedere i miei video iscrivetevi al mio canale. Per oggi è tutto, vi auguro una buona serata e good luck ai tavoli. Ciao ciao ciao.